Grazie per il benvenuto. Allora, motivi erano, ero giocatore libero, svincolato e stavo cercando la squadra. Mi piaceva tornare in Italia e quindi ho parlato con il mio procuratore e è venuta questa possibilità di venire ad Arezzo. Subito mi piaceva, subito mi sono chiesto sulla società e tutto, e dopo tutto quello che ho sentito ero convinto di venire. Poi quando sono venuto mi sono confermato questa cosa e subito da primi diciamo, minuti con il direttore, con tutti intorno della club, ero convinto di venire di anche tornare in Italia, come ho detto. Sì, ho fatto un po', ho visto la città già, anche quello io ho qua amici vicino, quindi già ho saputo che Arezzo è una bella città, e anche quello sicuramente perché porto la famiglia sarà importante, da parte calcistica dico, mi è piaciuta l'organizzazione e tutto, anche i primi, diciamo, primi giorni, prime settimane sono molto positive. Spero di trovarmi pronto, sicuramente ora sono rientrato in gruppo, quindi sicuramente una settimana ci vuole un po' di, no? Come si deve essere in gruppo, andare a pieno, però sarò pronto per la prima e spero di subito dare un contributo. Per la squadra neopromossa, no? C'è un presidente da 2 o 3 anni, quindi sento anche quello da loro che ho sentito, c'è un progetto e piano piano si vuole andare avanti anche con il campo centro sportivo nuovo qua, tutto si vede che il presidente della società vuole, c'è questo progetto, non ha fretta diciamo, e fa passi dopo passi e mi è piaciuto questo che appunto la squadra promossa in C. Vuole fare bene lì e poi si vede che si fa altri anni, però è importante ora di fare bella stagione, appunto. Vediamo, ora neanche io non è che l'ho seguita in ultimi anni, quindi anche per me sarà una novità, ma io sempre più concentro su di me, se gioco in Premier League o Serie C, per me è importante stare bene. Fisicamente stare bene, poi starò bene anche in testa e poi i gol è sempre bello a farlo, quindi non tanto conta dove, ma è importante farlo. Quindi mi aspetto comunque un campionato difficile perché il girone, anche per le squadre che ci sono, mi sembra un girone molto, molto difficile, duro, anche per noi è bello subito di almeno vedere le nostre potenzialità, quindi penso tutti i ragazzi guarderemo avanti a iniziare il campionato. Sì, primi allenamenti con gruppo, anche quello che mi ha spiegato Mister, può essere una cosa bella che ci sono due esterni e io mezzo, diciamo col mio ruolo che mi è più vicino. Dico sicuramente. Ci dobbiamo trovare tutti pronti, anche i ragazzi quando ho conosciuti mi sembrano tutti ragazzi bravi, forti e c'erano tanta voglia, quindi speriamo che ci mettiamo tutti d'accordo sul campo e che io posso poi fare i quei gol. No, la mia promessa è che do sempre al massimo, poi i gol vediamo, non voglio fare i conti, ma la mia promessa è che do sempre il massimo per la squadra.